Alla creatività, la creatività giovanile, che è il segno migliore, credo, per connotare un Expo che vuole essere un Expo creativa e un Expo di giovani. I terreni? Sì, abbiamo in assoluto il record di adesioni, perché nessuna Expo aveva mai avuto così tante adesioni a così poco tempo dalla registrazione. Dopo gli ultimi paesi, che erano la Spagna e l'Uzbekistan, se ne sono aggiunti in questi due giorni altri due, Israele e Kuwait. Quindi siamo molto fiduciosi di un Expo che sta crescendo e che in questi due giorni coinvolgerà anche tutti i milanesi e tutti i turisti che sono nella nostra città. La città Expo quando è che avrà a disposizione i terreni per iniziare a lavorare? Si cresce, si cammina, si va avanti. Oggi siamo a meno 4 anni dall'apertura dell'Expo, che aprirà, non dimentichiamolo mai, il 1° maggio del 2015, e quindi il lavoro di costruzione di questo grande, splendente, divertentissimo evento prosegue. Oggi la scelta dei due luoghi finalisti, tra i quali i nostri cittadini sceglieranno il migliore, ma insieme anche la presentazione di questo Expo Day, che avverrà tutti gli anni il 30 aprile, per scandire il ritmo del tempo che passa. Ormai alle spalle, perché è già risolto il problema, uno dei tanti problemi burocratici, quello della proprietà dei terreni, possiamo dare spazio sempre più al colore, all'inventiva, alla creatività, alla fantasia che caratterizzeranno l'Expo, un'occasione straordinaria per mettere in mostra le eccellenze di Milano e della Lombardia, un'occasione che vogliamo attiri, come sarà in grado di fare, turisti da tutto il mondo. Riguardo alla partecipazione ai paesi, noi stiamo proponendo un modello che da un lato è tradizionale, cioè i paesi sono abituati a venire all'Expo attraverso una presenza che è rappresentativa del loro sapere, del loro know-how, eccetera, eccetera. Dall'altro noi vogliamo essere un po' innovativi. Un esempio della nostra necessità di essere innovativi, della nostra volontà di essere innovativi è al posto di costruire noi dei padiglioni e da affittare ai paesi, stiamo cercando di capire quei paesi se esiste la possibilità, e mi riferisco a quei paesi che normalmente non costruiscono un loro padiglione. Ricordo che anche a Shanghai erano poi alla fine una quarantina i paesi con il padiglione proprio, poi c'erano un'altra quarantina che prendevano un padiglione, affittavano un padiglione costruito dall'ente organizzatore. Ecco, noi stiamo pensando per questo secondo livello di paesi, invece di fornire ai paesi tecnologie, design, arredi, servizi, per indurli a costruire il proprio padiglione, ma in maniera più facilitata, in maniera tale da avere poi i padiglioni ognuno diverso dall'altro. Questo è un esempio. È chiaro che le regole di partecipazione poi si rifletteranno su come intendere il tema, su quanto dovrà essere spazio chiuso, su quanto dovrà essere verde, su come dovranno gestire i servizi, garantiranno la partecipazione della gente, su come gestiranno il servizio di ristorazione. Su queste regole meglio sono definite e meno sorprese avremo.